Buonasera, benvenuti a tutti a questo nuovo incontro della serie Il bicchiere della staffa. Questa sera parleremo di un libro che non è ancora in edicola, lo sarà fra qualche giorno, precisamente sarà in libreria, scusate, a partire dal 3 di giugno. Questa è la copertina, il suo titolo è Canti dello sciamanesimo boreale. E ne parliamo con la sua autrice Alessandra Orlandini Carcres. Dunque, in realtà Alessandra è già un'autrice di DAO perché su un tema in qualche modo analogo ha pubblicato nel 2019 un bellissimo libro che è anche piaciuto molto e che si intitolava Sciamanesimi, storia, miti e simboli dal Grande Nord al Mediterraneo. Insomma, un'esperta di questo argomento. E proprio per questo io vorrei partire chiedendole di dirci in poche parole che cos'è lo sciamanesimo. Forse tutti lo sanno, ma forse non tutti lo sanno per bene, perché oggi se ne parla, se ne legge in giro, ma insomma io ho sempre il dubbio che non si tratti di informazioni molto corrette, sicuramente non molto complete. Allora, che cos'è lo sciamanesimo? Buonasera a tutti. Lo sciamanesimo, io dico sempre, non è una religione, è un sistema di credenze magico-religiose che si fonda sul contatto fra tre sfere: la sfera celeste delle divinità, la sfera terrestre umana e la sfera sotterranea dei defunti. Questo contatto viene messo in pratica da un operatore del sacro, lo sciamano, che in trance. Grazie a una serie di spiriti guida, grazie al suono del suo tamburo, che è il parafernalia per eccellenza, riesce a mettersi in contatto, quindi fra queste tre sfere, e spesso utilizza quello che viene chiamato un asse cosmico e che nel mondo nordico è rappresentato in genere dalla betulla, quindi questo albero del mondo che permette il contatto fra le varie sfere del cosmo. Lo sciamano ha diversi ruoli, non sempre deve cadere in trance per poter compiere ai propri ruoli. Prima di tutto è un mago e diciamo nei secoli passati i viaggiatori che visitavano queste regioni lo chiamavano stregone, perché all'epoca comunque c'era un certo tipo di linguaggio diverso. In questo ruolo, consultando il tamburo, può essere utile alla sua comunità, ad esempio, aiutando nei momenti di aggregazione, la caccia, la pesca, per sapere se la caccia sarà positiva o negativa, dove bisogna cacciare, eccetera. Come guaritore, deve dimostrare una certa conoscenza delle piante sacre, ad esempio, e in questo caso già utilizza il tamburo perché soprattutto nel mondo nordico la malattia viene considerata come la differenza tra la malattia e la morte è qualcosa di molto sottile e quindi lo sciamano deve recarsi nell'aldilà per recuperare l'anima del malato che i defunti cercano di portare da loro nell'aldilà. E poi l'ultimo ruolo dello sciamano è quello di psicopompo, cioè di accompagnatore delle anime defunte nell'aldilà. E questo è forse il suo ruolo più difficoltoso, perché effettivamente si tratta di un viaggio nel mondo sotterraneo pieno di pericoli, e quindi è in questo caso che si deve fare aiutare da questi spiriti guida, spesso sono degli spiriti di animali, perché è un viaggio dal quale rischia di non ritornare. Quindi questo è, diciamo. Ecco, lo sciamanesimo, da quello che tu stessa scrivi nel volume uscito un paio di anni fa, è in realtà un fenomeno che è molto esteso e che in qualche modo è presente, ritroviamo anche in tradizioni, in culture molto differenti. Eh sì, perché è comunque considerato lo stadio successivo all'animismo e al totemismo, quindi è qualcosa di veramente ancestrale. Si ritiene che sia nato nelle regioni tra la Siberia e la Mongolia e il nord Europa e poi da lì si sia diffuso nel resto del mondo, ma lo troviamo effettivamente in Africa, lo troviamo nell'estremo Oriente, ci sono delle pratiche giapponesi che si avvicinano allo sciamanesimo e ci sono alcune culture antiche che ho effettivamente evocato in sciamanesimi,
che non sono a carattere sciamanico, ad esempio il mondo greco-latino, il mondo egizio, non sono culture nelle quali sia presente la figura di uno sciamano. Però ritroviamo quelli che io chiamo degli echi sciamanici o degli echi animistici, ad esempio nella sacralità di certi elementi come l'acqua, il fuoco, o nel tratteggiare alcune divinità che sono effettivamente comuni alle civiltà più antiche. Pensiamo al culto del sole. Il sole è effettivamente qualcosa che ispira dalla vita, e quindi praticamente quasi tutte le culture adorano il sole. E quindi è qualcosa sono quei mitemi, come li chiamava Lévi-Strauss, che ritroviamo in tutte le culture, indipendentemente poi da come la cultura si evolve, ecco, nel corso dei secoli. Ecco, questo tuo nuovo libro però parla in particolare dello sciamanesimo boreale. Che cosa si intende con questo aggettivo? Cioè, quali aree copre lo sciamanesimo di cui dai conto in questo testo? Io ho voluto concentrarmi sul mondo ugrofinnico, quindi sul mondo che riguarda la Finlandia e la Lapponia, perché il popolo Sami è un popolo di origine ugrofinnica. Perché in effetti mi sono accorta che mancava diciamo, qualche cosa, un'antologia, ecco, di testi riguardanti questa area geografica. In genere, beh, esiste un testo fondamentale che è quello di Ugo Marazzi sul mondo siberiano e della Mongolia settentrionale, e quindi sono andata a cercare alcuni testi, ad esempio nei resoconti di alcuni viaggiatori o dai due grandi testi più conosciuti della cultura finnica, il Kalevala e il Kanteletar, dei testi che richiamassero lo sciamanesimo e la cultura nordica tradizionale. Il Kalevala e il Kanteletar sono dei testi che sono stati riuniti all'inizio dell'Ottocento da un savant, come si direbbe qui in Francia, Elias Lonnrot, finlandese, che ha percorso a piedi la Carelia, quindi la regione più orientale della Finlandia, raccogliendo questi testi che fino a quel momento erano stati tramandati esclusivamente per via orale. E il Kalevala, che è diciamo un'opera epica, e che è stata comparata nell'Ottocento all'Iliade, all'Odissea, alla Sagra dei Nibelunghi, diciamo che ha permesso alla Finlandia di dire anch'io ho una storia, anch'io ho un'epica che può stare allo stesso livello delle altre culture europee. E mentre il Kanteletar è una raccolta effettivamente di canti, di scongiuri, di poesie, anche di testi femminili, quindi di poesie di compianti, di poesie d'amore, che venivano cantate al suono del cantele, che il cantele è questo strumento nordico a cinque corde, molto malinconico, e che si adatta bene allo spirito di queste poesie che evocano la natura, evocano effettivamente una certa malinconia dei paesi del nord. Il Kalevala ha avuto, per esempio, anche una grande fortuna in Italia, nella cultura italiana, perché all'inizio del Novecento si contano più di una traduzione, beh, quella più classica, quella di Pavolini, ma ce ne sono anche altre, in quegli anni in particolare. Quindi evidentemente era diventato qualcosa che richiamava l'attenzione non solo degli studiosi, ma probabilmente anche del pubblico, tanto che poi fu fatta del Kalevala un'edizione abbreviata proprio per rendere, immagino, più facile, più immediata la lettura, insomma. Sì, effettivamente è una mitologia che è completamente diversa dalla nostra mitologia mediterranea. E devo dire che personalmente nel mio percorso di come mi sono avvicinata alla cultura nordica è stato proprio grazie a questo, perché era qualcosa che non assomigliava assolutamente a nulla. E forse è per questo che ha attirato così tanto l'attenzione anche in Italia, perché evoca un tipo di mitologia anche proprio diversa dalla nostra mentalità, con personaggi che subiscono delle metamorfosi, però ci sono appunto questi mitemi di cui parlavo prima, quando ho scritto Sciamanesimi e quando ho deciso di fare un capitolo dedicato ad altre culture antiche, quella che avevo escluso a priori, perché secondo me non aveva assolutamente nulla a che fare con il mondo sciamanico, era la cultura egizia. E leggendo il Kalevala c'è l'episodio della morte di Lemminkainen, che è uno dei personaggi del Kalevala,
che viene ucciso, viene fatto a pezzi, i pezzi del suo corpo vengono sparsi e la madre si fa costruire una specie di rastello e riunisce i pezzi del corpo, li rimette insieme e dà di nuovo la vita al figlio. Inutile dire a chi faccia ecco questo episodio, Osiride, Osiride, Iside. Quindi effettivamente, torniamo al discorso che dicevo prima, è una mitologia completamente diversa, che evoca queste distese, questa natura incontaminata, ma che comunque ha questi piccoli richiami a dei temi ancestrali. Ecco, se tu dovessi dire nell'ambito degli sciamanesimi, i tratti più caratteristici di questo sciamanesimo, ci sono degli elementi che secondo te sono proprio in qualche modo legati a quei territori, non si trovano nella stessa misura in altri territori? Ma a dire il vero, diciamo, la base dello sciamanesimo effettivamente è questo contatto con la natura che si ritrova un po' dappertutto, perché lo si ritrova in Siberia, lo si ritrova nell'America del Nord, lo si ritrova anche nell'America del Sud. Però, ecco, ad esempio, qualcosa di particolare che riguarda queste regioni, sia dell'Europa del Nord, ma anche della Siberia, è il raro uso di psicotropi. E questo mi fa pensare che sia uno sciamanesimo forse effettivamente più rimasto ancestrale, cioè in cui lo sciamano lavora su se stesso per mettersi in contatto con le potenze del mondo altro. L'uso di psicotropi, come c'è ad esempio in America del Sud, secondo me è soltanto un'evoluzione, ecco, è qualcosa che certo alcuni viaggiatori che hanno viaggiato in Lapponia dicono che lo sciamano, per esempio, beve dell'alcol o mastica qualche radice, però non è un fenomeno così forte come quello che troviamo, ad esempio, con l'ayahuasca o con altri veramente de degli psicotropi molto più potenti. Quindi ecco, forse l'unica differenza che vedo è questo rimanere forse a uno sciamanesimo più delle origini, ecco, forse, in cui veramente lo sciamano è al centro. E deve fare lo sforzo su se stesso, deve lavorare sul suo inconscio e su se stesso per mettersi in contatto con le altre entità. Una domanda che riguarda piuttosto te, come sei arrivato a interessarti di sciamanesimo? Qual è il percorso che ti ha portato lì? Beh, una serie di casi. No, sono sempre stata molto interessata alla mitologia in generale, quindi ovviamente soprattutto alla mitologia mediterranea. Poi casualmente all'università, io ho studiato lingue all'Università di Bologna, mi sono trovata a seguire un corso di filologia germanica sulle saghe germaniche, quindi ho letto i Nibelunghi, ho letto Beowulf, ho letto Edda di Snorri. E la Finlandia ogni tanto appariva come comparazione, come paragone così, ma non se ne parlava perché ovviamente non è un paese di cultura germanica, è un paese di cultura eurofinica. E lì ho avuto la fortuna di seguire il corso di filologia eurofinica sempre all'Università di Bologna e con la professoressa Corradi Musi che gentilmente mi ha prestato alcuni testi per questo libro. E lei, grande specialista dello sciamanesimo, mi ha fatto innamorare di questo ambito e da allora mi sono occupata per la mia tesi della letteratura di viaggio e quindi la mia tesi di laurea era più che altro come i viaggiatori recepiscono la cultura nordica e soprattutto lo sciamanesimo nel corso dei secoli e come evolve il loro sguardo nel corso dei secoli. Ed è interessante perché, ad esempio, prendiamo soltanto la trance. Nel fine 600, primi del 700, abbiamo un viaggiatore francese che si chiama Jean-François Regnard, che è stato molto importante nell'ambito della letteratura di viaggio nordica, che considera la trance una possessione diabolica, quindi c'è proprio la presenza demoniaca. Poi arriviamo nel 700, alla fine del 700, con l'illuminismo, abbiamo ad esempio Giuseppe Acerbi, che è lo scopritore della Finlandia, un viaggiatore italiano estremamente importante nel panorama nordico, e che considera lo sciamano un impostore, dice, lo sciamano beve, si ubriaca, si addormenta, quando si sveglia, beh, racconta qualche storiella ai fedeli creduloni per guadagnare dei soldi, questo ovviamente non è vero. E bisogna aspettare la fine dell'Ottocento con gli antropologi, soprattutto Paolo Mantegazza,
altro italiano, che iniziano a studiare la trans dal punto di vista medico, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista sociale, quindi diventa uno sguardo più globale. Quindi è interessante vedere come evolve lo sguardo su questa cultura, e quindi è nato così un po' lo studio. Poi ho continuato in Francia e ho continuato a interessarmi a questi argomenti. In realtà fino a non molti decenni fa comunque lo sciamanesimo restava un soggetto per lo storico delle religioni, per l'antropologo, per l'etnologo. Adesso è diventata una moda, cioè è diventato un interesse di massa. No, di massa forse no, ma insomma un interesse che raggiunge molte persone anche molto diverse l'una dall'altra e che non hanno nessun speciale interesse nella storia delle religioni, nell'antropologia. No? Io conosco per fama, diciamo così, diversi gruppi di persone che cercano di praticare lo sciamanesimo, no? Perché secondo te c'è questo interesse per lo sciamanesimo? Sì, tra Che parentesi, cura? guardiamo quello che è successo al Capitol, insomma, in America, questa specie di personaggio che è arrivato chiamandosi sciamano, così. Ma anche qui in Francia ho seguito una volta, è stato un po' di settimane fa, hanno fatto delle inchieste su questi personaggi che ovviamente rifiutano l'epidemia in corso, eccetera, e che si autodichiarano sciamani e di guarire grazie a questa specie di non saprei nemmeno come definirle perché non sono cerimonie, è soltanto una mistificazione in realtà. Lo sciamanesimo è qualcosa che può apparire semplice, in realtà non è assolutamente così, perché è un fenomeno estremamente complesso. E lo sciamano, per prepararsi, segue un percorso estremamente lungo, difficoltoso e doloroso, perché si sottopone a delle privazioni di cibo, di acqua, di calore, tutto questo lo porta effettivamente ad avere una situazione psichica adatta a mettersi in contatto con altre entità. Però non c'è un ministro del culto, non c'è una gerarchia sacerdotale. Quindi può apparire qualcosa di semplice nel senso di dire, vabbè sì, ma allora quasi che ci sia questa situazione un po' flu. Tra sciamanesimo, meditazione, pratiche New Age, cioè tutto mescolato, tutto messo nel calderone, mescolato insieme, e che sembra che sia semplice di potersi approcciare a queste cose. In realtà non è così. E c'è qualche cosa di curioso che mi piace raccontare, perché lo racconta lo stesso Lörroth. Quando cercava di raccogliere i testi in Carelia, gli scongiuri più, diciamo, quelli su che potevano influire sulla salute delle persone, eccetera, aveva difficoltà a raccoglierli perché le persone non volevano rivelarli, da un lato per non rivelare, diciamo, qualche cosa di segreto, ma dall'altro anche per non invocare invano le entità superiori. E quindi c'è questo discorso di avere forse un minimo di rispetto per una cultura che in realtà è complessa, non è qualcosa di così semplice come lo si vuole fare passare da un punto di vista così di questi neo fenomeni, neo religioni, neo sciamanesimo, neo così. Sì, io credo che contribuiscono molti fattori, un po' la crisi, diciamo così, delle religioni tradizionali, poi sicuramente il fatto che non esistano mediatori ufficiali in questo tipo, in questa forma di religione, no? Non esiste il prete, no? Non C'è esiste. questa voglia di voler essere direttamente in contatto. Sì, e poi c'è anche probabilmente l'elemento del forte rapporto col mondo naturale, no? Che incrocia oggi un interesse, una sensibilità, anche certe volte un impegno, no? Fatto che sia un tipo di esperienza religiosa molto legata alla natura, probabilmente costituisce un elemento di richiamo molto forte per un certo tipo di persone. Tornando al libro, ecco, tu l'hai articolato in modo molto suggestivo, canti e invocazioni alle forze della natura, canti cosmogonici e mitologici, canti e invocazioni agli alberi e alle piante, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono anche una serie di scongiuri molto
molto utili, no? Per esempio quello contro la puntura di vespe, no? Oppure contro le bruciature, insomma, ci possono servire anche durante la prossima estate, forse, no? Beh sì, in un certo senso, cioè, come dicevo prima, lo sciamano ha diversi ruoli. C'è il ruolo estremamente difficile da praticare, come quello, ad esempio, di psicopompo, ma c'è anche proprio questo ruolo quotidiano e questo suo impegno al servizio della comunità, appunto, per guarire la semplice bruciatura o la fitta, o ci sono questi testi molto pratici, il che mi fa pensare un pochino alle vecchie signore che scacciavano il malocchio, ecco, queste cose così. Però effettivamente durante la sua iniziazione lo sciamano apprende a mettersi al servizio della comunità. Ed è forse uno dei ruoli più importanti perché apprende proprio a relazionarsi agli altri e c'è qualcosa di interessante, soprattutto nel mondo siberiano. In alcune comunità gli sciamani venivano storpiati per evitare che si mettessero al servizio di altre comunità, perché comunque uno sciamano potente protegge la comunità. Sa assicurare la caccia, la pesca, quindi, e sa effettivamente guarire questi piccoli problemi, insomma, quotidiani. Qual è la sezione a cui sei più legata? Dove hai trovato le cose che ti hanno più affascinato? Se ce n'è una, insomma, magari più di una. Beh, la sezione sulle i canti dedicati alla natura, soprattutto agli animali. È quella che forse secondo me è più rappresentativa anche dello sciamanesimo ugrofinnico. Il popolo Sami si ritiene nato dall'unione di una fanciulla e di un orso. Quindi l'orso è l'animale totem per eccellenza del mondo Sami. E quando si va alla caccia all'orso, in un certo senso si va ad uccidere il padre della comunità. E quindi questi canti sono forse quelli più interessanti perché sono da un lato delle captatio benevolenze, quindi ci si avvicina agli animali, che sia l'orso, ma che siano anche altri animali, le renne, i lupi, gli scoiattoli, ci sono diversi casi. Ci si avvicina con rispetto, chiamandoli con dei nomignoli, con degli appellativi gentili, ad esempio l'orso viene chiamato zampa di miele, mio bello rotolino. Mia bella pelliccia, ecco, oppure vecchio della montagna, quindi con dei termini di rispetto. E poi ci sono quei canti che invece vengono intonati dopo la caccia, nei quali ci si scusa, nei quali intanto si dice che non siamo stati noi, ma è stata la palla del mio fucile, oppure in Finlandia, addirittura in certi posti si dice: ma non siamo stati noi, sono stati i russi che ti hanno ucciso. Proprio perché l'animale non si vendichi nei confronti del cacciatore. E dall'altro c'è dei canti in cui si rassicura l'animale perché le sue spoglie saranno trattate in maniera rispettosa, quindi se seguendo tutta quella cerimonia che questo genere di cacce, che poi sono anche dei momenti di aggregazione di tutta la comunità, perché ovviamente è difficile che battute di caccia di questo genere vengano fatte da un singolo individuo, cioè sono dei momenti in cui tutti si aggregano. E questo forse è quello che mi sta più a cuore, oltre a questi canti che inneggiano la natura, perché effettivamente riprendono quello che dicevo prima, questa melanconia nei confronti di questa natura che viene inneggiata, rispettata, che tra l'altro è anche un argomento molto ecologico di questi tempi, e con le grandi caratteristiche del mondo nordico, quindi le aurore boreali, che troviamo tra l'altro sulla copertina del libro. Gli alberi tipici del panorama nordico, la betulla, l'abete, quindi questi alberi molto filiformi e molto alti che sembra quasi che tocchino il cielo. E quindi sempre questo rapporto così, un po' flu, un po'
che flirta con l'aldilà, con il mondo degli spiriti che sono un po' dappertutto, nelle foreste, nei corsi d'acqua, eccetera. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi leggevo un libro di uno studioso francese che insieme ad un antropologo, se ricordo bene, America, ha ipotizzato che le pitture rupestri che troviamo, non so, a Lascaux, ma anche in altri posti, siano in realtà legate a delle antiche forme di sciamanesimo. Insomma, siccome non si è mai ben capito quale fosse il ruolo di queste pitture che spesso stanno in fondo a caverne molto profonde, anche in zone difficilmente raggiungibili, loro lavorano proprio su questa tesi qua, insomma, che ci sia una relazione tra queste rappresentazioni di animali, spesso e volentieri, con delle pratiche di tipo sciamanico, insomma. Dunque, ecco, tu parlavi appunto anche dell'elemento arboreo, ma qual è il posto dell'uomo in questo mondo? Cioè l'uomo come si sente rispetto agli animali o agli alberi o comunque insomma alla natura nel suo insieme? E beh, con la parola che mi è sempre venuta in mente ogni volta che sono stata in questi paesi, e la prima volta che ho vissuto in Finlandia, è stato quello che avevo in testa ogni giorno: il rispetto. Questo estremo rispetto nei confronti di tutto, di ciò che ci circonda, della natura, degli altri, perché comunque anche vivendo in questo, io ho vissuto in Finlandia, come dire, non ci si interessa la tua vita, però se hai bisogno siamo qui. E c'è questo estremo rispetto nei confronti di tutto ciò che ci risponde. Forse questo è anche tipico di paesi effettivamente che sono un po' ai margini, perché anche solo dal punto di vista linguistico il finlandese è una lingua a rischio, perché ci sono veramente poche persone che lo continuano a parlare. La televisione, i media sono tutti passati in lingua originale con i sottotitoli, quindi comunque sono paesi che io ricordo, ragazzi che venivano in Erasmus a Bologna, che nel giro di 3 mesi parlavano l'italiano così. È veramente culturale. È quello che penso, sia per averlo visitato, sia per quello che ho letto. C'è questo proprio rispetto totale, e se penso alle prime rappresentazioni dei primi viaggiatori, pensiamo nel 600, quando rappresentano gli idoli o le zone sacre per i sami, sono comunque dei luoghi in cui ci sono delle pietre o degli alberi di forma strana, che quindi vengono divinizzati. La persona umana è sempre rappresentata in posizione orante, quindi in ginocchio, con la testa abbassata, il capo scoperto. Quasi in secondo piano. Il primo piano è dato alla natura, e comunque hanno una natura che è talmente bella che non stupisce che venga esaltata in questa maniera. È comunque una grande lezione, su questo non c'è dubbio. Forse non dobbiamo metterci a fare gli sciamani, ma possiamo molto imparare da questo Sì. rapporto, no? Con il mondo, diciamo così, non umano, extraumano. Hai voglia di leggerci un breve testo che ti piace particolarmente, così diamo anche ai nostri lettori un po' il gusto di queste cose. Sì, perché finora abbiamo parlato comunque sempre appunto della natura, degli animali, di tutto questo, però l'ultima sezione del libro l'ho dedicata a questi canti, soprattutto scritti o recitati da donne. Si tratta di canti d'amore, di compianti, anche di poesie, tutte pervase di una certa tristezza. E sicuramente la più famosa è un poema che inizia con "Ah, se venisse il mio amato", e viene declinata in varie versioni, però tanti viaggiatori l'hanno parlato. Il primo è stato proprio Giuseppe Acerbi, ne ha viaggiato nel 1799, ne ha riportato anche la musica. E racconta appunto questa melanconia di una donna che aspetta l'uomo amato. E quindi vorrei leggere un estratto da "Non ho che i pini ad ascoltarmi. Non ho che i pini ad ascoltarmi.
I pini mi chiamano adorata, le betulle mi chiamano la bella, degli ontani sono il tesoro e degli abeti il solo amore. Ma non aspiro ai pini, né saluto gli abeti, non bacio le betulle, né offro i miei amori agli ontani. Ma se venisse il mio amato, il mio amante, se camminasse verso di me, come sarebbero dolci i suoi abbracci, come sarebbe bello accoglierlo, come si intreccerebbero le nostre mani. Poiché la sua bocca profuma di pane, le sue labbra sprigionano l'aroma del miele, la sua barba è dolce come la seta, il suo mento come il velluto. Poiché il sole è nei suoi occhi, poiché la luna risplende sulla sua fronte, l'orsa maggiore e l'orsa minore sono posate sulle sue spalle. Com'è dolce il suo passo, com'è piacevole il suo portamento. Darei qualsiasi cosa perché venisse, pagherei qualsiasi cifra perché arrivasse. È molto bello. Sono convinto che dopo questa lettura, il 3 giugno, tutti correranno in libreria a Lo spero. comprare Canti dello sciamanesimo coreano. Ma è davvero molto bello, è molto intenso, molto suggestivo. Sì, Davvero. è toccante, ecco. Sì, assolutamente. Dunque, il nostro tempo è finito. Come tu sai, questi incontri si concludono bevendo il bicchiere della stappa. Tu cosa bevi? Allora, io avrei voluto tanto avere un liquore nordico, però purtroppo per ovvie ragioni sono diversi anni che non riesco ad andare né in Finlandia né in Lapponia, e quindi in onore del mio editore torinese bevo un Bicerin Molto bene. accompagnato da un gianduiotto. Accidenti, io ho solo della grappa e quindi ti invidio molto il gianduiotto. Alessandra, grazie molto per essere stata con E come noi. dicono in Finlandia, kippis. Salute e grazie ancora per essere stata con noi questa Grazie a voi.